sulla famiglia spende miliardi di euro per l'immigrazione incontrollata. E poi scusate, posso dire una cosa politicamente scorretta? La dico, chi se ne frega. Da che mondo è mondo i figli li fanno le donne? Di grazia, come pensiamo di risolvere il problema della natalità se quelli che arrivano da noi sono per l'85% dei maschi? Così, dico una cosa, cioè nel senso, Ignazio ride in prima fila e lo dico a lui, e lo dico a lui che c'era. Se nell'antica Roma, se nell'antica Roma, che aveva lo stesso problema, i romani quando decisero di fare questa cosa, francamente un po' politicamente scorretta, del ratto delle Sabine, invece del ratto delle Sabine avessero fatto il ratto dei Sabini, sarebbero stati considerati moderni, ma si sarebbero estinti, è chiaro? Poi adesso diranno vergognati, diciamo le cose come stanno. Allora, vogliamo parlare seriamente di immigrazione? Beh, primo, l'immigrazione illegale in Italia non è consentita. Qualcuno che impedisce a degli immigrati di entrare illegalmente in territorio italiano sta facendo il suo lavoro ed è una vergogna dello Stato italiano che il ministro dell'Interno sia stato indagato per questo quando nessun PM ha pensato di indagare i precedenti governi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che era quello che andava fatto. Due. La protezione umanitaria è un istituto folle, che esiste solo in Italia, che in Italia è stato utilizzato a dispetto delle norme internazionali che già esistono e che usano tutti gli altri per dare protezione a decine di migliaia di persone che non ne avevano diritto secondo le regole che vigono in tutti gli altri stati nazionali. La protezione umanitaria va abolita, è una nostra proposta, la sosterremo. Terzo, e anche qui voglio essere politicamente scorretta, oggi esageriamo. Ogni nazione ha diritto a privilegiare un'immigrazione più compatibile con la propria cultura. E vi faccio un esempio. In Venezuela ci sono milioni di persone che stanno letteralmente morendo di fame. Sono cristiani, sono spesso di origine italiana. Io dico, ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela. Sapete perché invece nessuno ne parla? Perché nessuno parla del Venezuela? Perché nessuno dice aiutiamo i poveri venezuelani? Perché un'immigrazione compatibile con la nostra cultura non è funzionale al disegno dei grandi burattinai. Quarto, questo lo voglio dire al governo italiano, perché noi abbiamo sostenuto il governo sul tema dell'immigrazione. Però poi la gestione e l'immigrazione da parte del governo un paio di interrogativi ce li lascia. Io continuo a dire che la soluzione non è chiudere i porti, il problema non è chiudiamo i porti oppure gli immigrati che arrivano da noi se li devono prendere gli altri. La soluzione è e rimane impedire ai barconi di partire con un blocco navale, perché il governo italiano non ha proposto il blocco navale. Perché il governo italiano in Europa va a fare le stesse proposte che facevano Renzi e Gentiloni? Perché il governo italiano non ha ancora istituito in Italia i centri sorvegliati per gli immigrati che l'Europa ci chiede, una volta tanto possiamo dire ce lo chiede l'Europa senza vergognarci, che invece consentono di trattenere queste persone e non di mandarle in giro a bighellonare e poi sparire come è accaduto con il caso della nave di Ciotti? Quindi anche il governo, secondo noi, diciamo, deve essere più puntuale. La quinta cosa, scusatemi, la devo dire a quelli che ci fanno le lezioni, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili, e qui la stampa italiana a dire, visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia.
soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve. Vomitevole è chi buono, che lo vuoi dire tu? Ci hai tolto il padre. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da tanti europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Brava. E quindi, insomma, sull'immigrazione ci siamo.